flash mob in Sala Rossa, perché protesta il Movimento 5 Stelle? Abbiamo indossato questa cravatta arancione che richiama il colore della fondazione Change del presidente della regione Toti, che è una fondazione che ha finanziato con 112.000 euro la campagna elettorale del sindaco, dell'attuale sindaco, allora candidato Marco Bucci, ma come tutte le fondazioni di quella natura non ha l'obbligo di dichiarare chi gli ha dato i soldi. E noi pensiamo che sia molto grave che il sindaco abbia ricevuto 112.000 euro e noi non si possa sapere da chi. Tra l'altro abbiamo presentato un'interrogazione urgente la settimana scorsa, non ci hanno risposto, ci avrebbero dovuto rispondere per iscritto entro 5 giorni, non l'hanno fatto. Oggi abbiamo presentato un articolo 55 in consiglio per chiedere ancora la stessa cosa, non l'hanno ammessa in aula, quindi è evidente che non ci vogliano rispondere. Il dato significativo è che nonostante questa cosa sia a perfetto rigore di legge, però il presidente dell'ANAC Raffaele Cantone ha chiesto alle forze politiche di, anche in assenza di una norma, rendere pubblici chi sono i finanziatori di queste fondazioni che, ripeto, per legge non hanno obbligo di presentare, di rendere pubblici i bilanci, e proprio per questo forse negli ultimi 2 anni sono quasi raddoppiate. E noi pensiamo che questo sia un tema estremamente importante, perché sapere chi ti finanzia la campagna elettorale è un qualcosa che i cittadini devono assolutamente sapere. E come pensate di andare avanti adesso? Intanto aspettiamo una risposta per iscritto, che anche se in ritardo rispetto al regolamento, che non sta venendo rispettato, dovrà arrivarci. È molto probabile che la risposta sia per legge siamo a posto, quindi a posto così, però le parole di Cantone vanno esattamente nella direzione opposta, quindi intimano anche a chi è a posto con la legge di rendere comunque pubblici i finanziamenti che arrivano in campagna elettorale. Quindi vedremo se attaccheranno anche Cantone come hanno fatto con me in questi giorni, accusandomi di non conoscere la legge. In realtà la legge la conosciamo molto bene ed è proprio per questo che gliene chiediamo conto.